Nonostante il pericoloso visitatore che si aggirava per Hogwarts, Harry insisté per andare a trovare Hagrid. Era ansioso di conoscere l'esito del processo di Fierobecco. Quello era... Temo proprio di sì. Povero Fierobecco. Povero Hagrid. Lo hanno già giustiziato. Guardate, è Crosta. Hai visto, Ron? Grattastinchi era innocente. Ho preso, brutto topo cattivo! No! Ron! Harry, fai attenzione! Il platano picchiatore! Se quel cane riesce a entrare qui, possiamo farlo anche noi! Mi chiedo dove conduca questa galleria. Ma dobbiamo aiutare Ron. Hai sentito qualcosa? Oh no! Uno scheletro incantato! Meglio lanciare l'incantesimo in sempre! Ricco sempre! Ce ne sono due! Ricco sempre! Tornare su. Continua a cercare. Io vedo se riesco a raggiungerti. Molto bene. Come faccio a passare?
Oh no! Non si passa! Fantastico. Spero che Ron stia bene. Divertente. Coraggio! Dobbiamo aiutare Ron! Allora! Minus è un animagus.
Non è stato Sirius Black a tradire i tuoi genitori, Harry. È stato Minus. Peter Minus non solo aveva tradito James e Lily Potter vendendoli a Voldemort, ma aveva anche incastrato Sirius Black come spia di Voldemort. Fu stabilito che Minus venisse ricondotto a Hogwarts e consegnato al professor Silente. Quella notte, però, c'era ancora un segreto da svelare. Professor Lupin, cosa le succede? Lasciatemi! Fuggite! Sirius! Minus è sparito! Si è trasformato in topo! Lui sta bene! Almeno respira ancora! Il professor Lupin è un lupo mannaro! Quello sembrava un cane! Deve essere lui! Vai ad aiutare Sirius! Io mi prenderò cura di Ron! Lasciatelo in pace! È innocente! Exacto! Cos'è successo? Sirius sta bene. Dov'è Ron? Madama Chips dice che Ron starà bene. Ha solo bisogno di un po' di riposo. Purtroppo, Sirius Black non può dirsi altrettanto fortunato. È chiuso in una torre molto alta e presto sarà consegnato ai dissennatori. Io non posso fare nulla per impedirlo. Ma è innocente! Credo che sia vero. Quello che ci serve è più tempo. Ma... Oh! La giratempo! Giratempo? Questa notte potremmo salvare più di un innocente. Ve lo avrei detto. Prima o poi, la professoressa McGranite mi ha permesso di utilizzare questa giratempo. L'ho usata durante l'anno per tornare indietro nel tempo e frequentare più lezioni. Questo spiega molte cose. Potremmo usarla per salvare Fierobecco. E quindi volare con lui sulla torre per liberare Sirius. Ma dovremo fare attenzione a non farci vedere dagli altri noi. Tengono Fierobecco qui dentro, da qualche parte. È tutto stranamente tranquillo. Sei sicura di aver impostato la giratempo nel modo giusto? Ecco Fierobecco! Ottimo! Troviamo un modo per raggiungerlo! Deve esserci un modo per far salire questa piattaforma! Depulso! Perfetto! Commosso! Simbolo commosso! Ce l'hai fatta! Molto bene! Ora facciamo attenzione! Va bene! Oh no! La porta si è chiusa! Beh, deve esserci un modo per uscire! Draco! Draco!
riunione. Hai aperto la porta, ma è troppo in alto, non ci arrivo. Così va bene? Perfetto. Tieni duro, io vedrò cosa c'è qui dentro. Io andrò a vedere se è il momento di salvare Sirius. Fai attenzione, Harry! Utilizzando ancora il potere della giratempo, Harry si è affrettato verso il lago. Doveva scoprire chi aveva lanciato l'incanto Patronus che lo aveva salvato dall'assegnatore. Suo padre era forse venuto in suo aiuto. Era stato James Potter a lanciare l'incantesimo che aveva salvato la vita di Harry. Poi Harry comprese. Non aveva visto suo padre, aveva visto se stesso. Especto Patronum! Except
a crederci. Hai evocato un Patronus capace di scacciare tutti quei dissennatori. È un incantesimo molto, molto potente. Questa volta sapevo di farcela perché l'avevo già fatto. Riesci a capirmi? Harry, dobbiamo liberare Sirius dalla torre e tornare in infermeria prima che qualcuno si accorga della nostra assenza. E va bene, andiamo! Da un momento all'altro. Presto! Vai! Come potrò mai ringraziarvi? Vai! Ci rivedremo. Sei veramente il figlio di tuo padre, Harry. La notizia della fuga di Sirius Black si diffuse rapidamente in tutta la scuola. Nessuno aveva idea di come fosse stato possibile. Harry, Ron ed Hermione tennero per loro tutto ciò che sapevano. Inoltre, era il giorno dell'esame finale e non tutti e tre erano preparati a dovere. Non so come tu possa pensare di passare gli esami finali, Ron. Non hai studiato nulla. Io? E che mi dici di te? Hai passato tutto il tempo a studiare la difesa di Fiero Becco. Ron, dammi un po' di fiducia. Io ho usato la giratempo soltanto per studiare e mi aspetto di superare l'esame con una votazione eccellente come sempre. Ha sempre la risposta pronta, vero? Cattive notizie, Ron. Come primo esame c'è il tuo Carpere Tractum. Raggiungiamo l'aula del professor Lupin. Prendiamo il ritratto per arrivare al terzo piano oppure la scalinata. Esame finale, Ron. Dimmi, non ti sembra che io abbia la febbre? Bel tentativo, Ron. Harry e io ti aspetteremo fuori, nel cortile, dopo i nostri esami. Ciao, è stato bello conoscervi. Ah, eccoti qui, Ron. Sei pronto per il tuo esame finale? Beh, a dire il vero... Molto bene, cominciamo. Ti devo avvisare, Ron. Questo esame è molto difficile e anche piuttosto pericoloso. Pericoloso? Per ottenere un ottimo punteggio, devi raccogliere tutti e cinque gli scudi della sfida. Forza, Ron. Buona fortuna. Carpere Tracco! Carpere Tractum!
Allora! Carper e Tractum!
spero che tu sia pronta per l'esame finale, signorina Granger. Certamente, professoressa McGranit. Grazie alla giratempo che mi avete prestato. Sappi che sarà più difficile delle tue esercitazioni precedenti. Raccogli i 5 scudi della sfida per ottenere il punteggio massimo all'esame. Puoi cominciare. Depois.
hai ottenuto il massimo, signorina Granger. Esattamente quello che mi aspettavo da te. Grazie, professoressa McGranit. Vorrei che l'anno scolastico non fosse finito così presto. Sono così tante le cose che vorrei imparare. Cerca di calmarti, signorina Granger. Se non per te, per tutti noi. Sei pronto per l'esame finale, Glacius, Harry? Certo, professor Vitius. Splendido! Conosci le regole. Raccogli tutti e 5 gli scudi della sfida per ottenere il punteggio massimo. Chiaro. 5 scudi della sfida. Oh, e Harry? Questo esame è un po' più impegnativo dei tuoi normali esercizi, Glacius. Buona fortuna! Harry, punteggio massimo! Wow! Faccio davvero fatica a crederci!
È stato un piacere averti a lezione di incantesimi in quest'anno scolastico, Harry. Il tuo talento è davvero sorprendente, ragazzo mio. Sorprendente! Ah, sono felice di vedere che avete superato i vostri esami finali. Oh, sono stati davvero divertenti. Parla per te. Avrò gli incubi per dei mesi. Bene, ora vediamo se avete fatto tutto ciò che è richiesto a quelli del terzo anno. Sembra che abbiate ancora qualcosina da sistemare. Andate. Pensavo che non ti saresti più fatto vedere, Pix. Quella corazza sembra rovente. Oh, piccoli bambini, volete giocare? Divertito. Temo che abbiamo esagerato. Farlo piangere in quel modo. Non ti preoccupare, tornerà presto a tormentarci. Ehi, Harry! Ciao, George. Ah, sì. Questa parola d'ordine conduce a un segreto di prima qualità. Un segreto segretissimo. Hai fatto un affare. Fortuna, Maio. Stella Splendore. Volete dare un'altra occhiata all'elenco delle imprese? Siete stati tutti molto bravi. Avete soddisfatto tutti i requisiti del terzo anno. Ottimo lavoro, veramente ottimo. Dovete essere fieri di voi stessi. Ciò che avete fatto per Sirius e Fierobecco è stato molto coraggioso. Ora mi raccomando, comportatevi bene durante le vacanze estive. Mentre l'espresso per Hogwarts trasportava lui e i suoi amici verso la stazione di King's Cross, Harry si ricordò di una cosa detta dal professor Silente. Credi che le persone scomparse che abbiamo amato ci lascino mai del tutto? Non credi che le ricordiamo più chiaramente che mai nei momenti di grande difficoltà? Tuo padre è vivo in te, Harry. E si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui.